slijedi segue la preghiera di guarigione. Prayers for healing of the sick. Preghiera per la guarigione. Gospodin, Signore, ti nam sam kažeš, tu stesso ci dici che sei venuto per i malati e non per i sani. Ti nam sam kažeš, tu ci dici che sei venuto radi nas, per noi, a noi. Zbog svakog od nas, ciascuno di noi personalmente. Ti nam kažeš da je svatko, tu ci dice che ciascuno di noi vale la stessa cosa, che è insostituibile nei tuoi occhi. Zato ti, perciò Signore, anche stasera ti presentiamo le nostre preghiere. Ti presentiamo i nostri problemi, difficoltà, incomprensioni. Ma in modo particolare tutte le nostre malattie spirituali, psichiche e fisiche. Signore, noi sappiamo che a te tutto è conosciuto, che nulla è nascosto dai tuoi occhi. Ma la stessa cosa, stasera ti presento quello che mi duole, quello che non mi lascia in pace. Gospodine, Signore, onaj prije te molim za, prima di tutto ti prego perdono della fede, koja je, la fede che è tiepida, vjere, fede koja je slaba, che è debole davanti ai dubbi, davanti ai problemi, davanti alle croci. Signore, accresci mia fede, aiutami nella mia infedeltà. Signore, fa, posso sentirti vicino. Hvala Krista, hvala Krista, hvala Krista. Hvala Kriste, hvala Kriste, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Gospodine, Signore, ti prego stasera, rafforzi mia speranza. Sono tanti che sono senza speranza, sono tanto presenti alla paura, angoscia, inquietudine, depressione. Tanti che non hanno nessuna speranza. Signore, ti prego, ridonna a loro la speranza persa.
ti prego, ridona a loro la fede nella vita, la fede che questa vita ha senso. Ti prego per coloro che si sono persi nella ricchezza, che ha cercato sostituirti di cose materiali, di piaceri, concupiscenze, adulterio. Adesso sono arrivati. La speranza, perché non hanno nessuna speranza nella loro vita, è rimasto solo il grigio. Prego anche per coloro che hanno perso la speranza a causa di difficile situazione economica, per le persecuzioni politiche, per le guerre, coloro che sono un ostacolo a tutti, Signore, versa anche loro la speranza, la vera speranza cristiana. In modo particolare ti prego per coloro che a causa della perdita della fede sono in pericolo di suicidarsi, coloro che si sono scoraggiati dalla vita. Signore, sii vicino a loro. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Alleluia, 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 alleluia. Signore, ti prego anche coloro che non amano più, per coloro che hanno lasciato l'amore, anche per coloro che pensano che non c'è più nessuno che possa amarli, che sono abbandonati da soli. Signore, dagli forza a vedere, a credere che tu, Dio stesso, tu sei amore, che sei tu quello che li ama. Uccini od našega srca kamena, cuore di pietra, fai cuore di carne, fa che cominciamo ad amare. Prego anche per coloro che curano i problemi, i malati più gravi, dal cuore di carne, cuore che ama, aiutali affinché in ogni sofferenza loro vedano l'uomo che ha bisogno d'amore. Prego anche per quelli che soffrono le malattie più gravi, coloro che sono nei loro letti, coloro che non possono avere cura di loro stessi. Ti prego, Signore, dai a loro l'amore massimo per quelli che hanno cura di loro, e l'amore anche per te.
dali amore la forza di accettare quella croce. Voglia tua, se è tua volontà, Signore, che guariscano. Gospodine, Signore, umnoži, accresci a tutti noi amore. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, szukran ja Jezu, szukran ja Jezu, szukran ja Jezu. La messa di pace, amore, riconciliazione e fiducia scende su di noi, sulle nostre famiglie, su tutto il mondo, su tutta la Chiesa. Ti preghiamo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.